Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Attila Total War. Nell'ultima puntata abbiamo preso Virunum dai separatisti romani, che tuttavia questi controllano ancora Sofiane e Salona. Salona è molto danneggiata, come si può vedere, dagli ultimi assedi da parte dei romani e da parte dei quadi. E oltretutto, se noi guardiamo anche dal punto di vista della mappa, Salona, oltre che essere una capitale di provincia, praticamente collegata via terra a Aquileia. E quindi praticamente io controllo una regione con vino, che è una grande cosa, e controllerei anche una città grande, e quindi anche buona costa dell'Adriatico. Ovviamente se controllo Ravenna, successivamente anche Verona, controllo maggior parte della costa dell'Adriatico. Mi mancherebbe solo più ricostruire Dirracum. E poi dopo posso controllare il tutto. E quindi così posso anche espandermi dal punto di vista navale nella zona. Tuttavia, bisogna considerare il fatto che ci sono gli Unni ancora qui da qualche parte. E non si sa dove sono, alcune armate sono state sconfitte dai romani, tuttavia. Però bisogna fare attenzione anche a quello. Io voglio tenere al momento un'armata qui, dei cinghiali feroci, a difendere Sofiane. E l'altra armata, questa, la voglio mandare più che altro in questa zona, che così sono sempre più vicini. Per il prossimo turno possono poi dopo andare ad assediare la città. Prima di fare qualsiasi altra azione, voglio invece che distruggere il corpo di guardia, forse no, lo distruggo, che così poi dopo magari posso fare una missione cristiana, che voglio trasformare queste regioni qui in prevalentemente cristiane, che così almeno posso aumentare l'ordine pubblico. Un'altra cosa da fare è convertire il villaggio. No, 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 no. Scusate, volevo convertire Virunum. Solo che non ho abbastanza soldi, quindi mi sa che bisogna aspettare un poco. Tuttavia, passiamo al turno. Ok, ci sono delle condizioni meteo fuori stagione a Venezia. È un autunno buono, quindi niente di male. E convertiamo subito la zona e qua faccio un battistero latino, che così nel giro di un bel po' di turni comunque saremmo a posto anche in quella zona. Andiamo ve già verso Salona, che così possiamo assediare subito la città. E direi, l'insediamento è molto distrutto, ci sono almeno 13 brecce. E oltretutto le forze di guarnigione non sono granché. Ma giusto per farvi vedere com'è il livello di escalation in Attila, che è veramente una cosa bellissima, entriamo nella battaglia. Ok, direi che il clima asciutto va più che bene. Quindi iniziamo subito lo schieramento. Ora, questo insediamento qui, come potete vedere, non è ridotto benissimo. Ci sono molte brecce tra le mura, il cancello è distrutto. Qua è praticamente uno spianazzo in cui io posso passare tranquillamente. La città è praticamente un detrito. E le forze che difendono la città ormai sono praticamente ridicole. È una cosa molto interessante di Attila, e oltretutto, proprio quando il livello di escalation è abbastanza alto, iniziano anche a esserci dei fuochi per la città. Il loro insediamento sarà presto un cumulo di macerie. E infatti è ridotto abbastanza male. Poi oltretutto più si va avanti nei livelli di escalation, più praticamente le unità dentro di difesa avranno un malus al morale. Perché ovviamente devono difendere la città, che praticamente è ridotta in macerie, quindi non hanno più nulla da difendere. Ok, voglio mandare in prima linea praticamente le unità di lancieri, perché sono abbastanza buone, non voglio rischiare i miei guerrieri goti che comunque mi servono un po' più in là. Il nemico trema al cospetto della nostra superiorità. Il nemico è stato avvistato. Ok. Preferirei far subito anche degli attacchi a distanza. Comunque, qua con la cavalleria si può attaccare queste unità di legioni. Intanto non è che hanno troppe possibilità di sopravvivenza. Là c'è un paio di unità di cavalleria. E l'unica torre. Ci sono due torri nemiche in vita, una qui e una qui, il resto sono tutte distrutte. C'è un attacco con la cavalleria perché questi qua non hanno speranza.
Sì, come potete vedere, assolutamente distrutti. E questi qua vogliono anche entrare nello scontro. Ovviamente non hanno speranze. Se faccio un piccolo accerchiamento, oltretutto ho ancora più possibilità. Aia, cavolo di gioco. Ok. Cerchiando questa unità ovviamente non ha assolutamente alcuna speranza di sopravvivere. Che sono dei Equistess esploratori, che comunque sono unità molto molto buone, non è che sono ridicole. E muoviamo i nostri comitatensi dentro la città. Distruggiamo qui la barricata e qua ci sono ancora dei civili. Perché non sono scappati questi civili qui? Questa città è distrutta. Ok, intanto qui abbiamo distrutto la barricata, molto bene. E diamo di spostarci dentro la città e uccidere le ultime unità rimaste. Qua la mia cavalleria magari può prendere il punto, ma solo che qua è sotto il fuoco delle torri, il che non è una grande cosa. Distruggiamo subito l'unità del generale, che è un'unità di legione. Non sono nemmeno in troppi in questa unità. E guardate come crollano sotto l'impeto della mia cavalleria. Bastata una carica di cavalleria per prendere questa città qua. Ci sono anche degli alberi in fiamme. Rimangono solo più le unità di navi rimaste. Però del resto la città è praticamente un cumulo di macerie ed è presa. Mi conviene subito scappare però dalla città, perché se no ho più problemi con la mia unità di cavalleria. Non voglio entrare in centro cittadino, e qua ci sono ancora i contadini che stanno in maniera allegra coltivando il terreno d'autunno. Beh, questo qua era un autunno buono. E sotto un assedio che praticamente dura da tantissimo tempo. Io da quando sono arrivato in questa zona con la mia orda ho solo visto questo insediamento sotto assedio, comunque danneggiato da battaglie o cose del genere. Ok, qui stanno arrivando le ultime navi. Diamo il tempo per sbarcare. Qua stanno scappando i contadini. Ok. Perfetto. E qua ovviamente non hanno speranze. Solo che devono caricare un po' più velocemente, perché sennò le mie unità perdono contro i giovellotti. E vittoria decisiva, una battaglia abbastanza facile. Però tuttavia bello vedere gli insediamenti finalmente distrutti dagli assedi. Ok, abbiamo preso finalmente la città di Salona, che è però un cumulo di macerie, ovviamente. E occupiamo, possiamo anche fare occupa saccheggia. Solo che aumenta, non ne guadagniamo assolutamente nulla, quindi occupiamo e basta. E ok, abbiamo una città che è praticamente un cumulo di macerie. Prima cosa da fare è di fare un brug. Solo che prima dobbiamo riparare il resto. Abbiamo anche il Campidoglio. Perfetto. Ok, distruggiamo qui un po' di cose. Gli orti magari li possiamo anche tenere. Però questa cosa qui distruggiamola. Campidoglio non mi serve in questa zona. Il cibo come siamo messi? Ovviamente ci saranno certi edifici che daranno un po' di problemi in questa zona. E la salute non è meno grandiosa. Invece del Campidoglio, magari mi conviene un po' di più fare qualche pozzo che mi può aiutare per la zona. Qua dobbiamo anche tenere sotto controllo gli unni. Però preferisco mandare la mia spia, più che altro, via mare.
dell'impero bizantino, che così posso controllare più che altro che fanno i bizantini, perché i romani non sono più un problema, quelli d'occidente, ma quelli d'oriente... Ah, ho fatto una cavolata. Ma ovviamente quelli d'oriente possono ancora darmi qualche problema. Oltretutto, se si mettono a colonizzare la zona non è nemmeno un granché. Ok, nuove tecnologie da fare. Ora facciamo mercati della comunità, che così poi dopo possiamo fare i balivi, che aumenta la crescita cittadina della zona. Mi serve un nuovo governatore nella città di Salona. E vediamo un po'. A Salona possiamo prendere un candidato, solo che mi costa un po' di soldi. E prendiamo Teudis, allora, in questa zona. E qua mi serve l'editto missione cristiana, probabilmente. Facciamo missione cristiana, che ovviamente conviene un po' di più. Devo convertire tutti i miei insediamenti al cristianesimo. Quindi adesso abbiamo una grande zona, che è, diciamo, tutta la costa dalmata. E abbiamo anche alleati intorno a noi. Ovviamente ci sono gli illirici qua a nord, che non siamo ancora troppo alleati con loro. Però ci sono i quadi, che praticamente controllano grandi insediamenti un po' in giro, in particolare in tutta questa striscia di terra qui, qui. Insomma, si sono mossi abbastanza. Qua ci sono altri ribelli romani, comunque, in questa zona, che controllano le città. Tuttavia, facciamo fine turno. Ok, abbiamo problemi di fame, perché ovviamente è arrivato un inverno abbastanza rigido. Ciò non è una grande cosa. Oltretutto ci sono gli unni che hanno fermato la propria orda da me. E anche questo è un grandissimo problema. Prima di tutto, una cosa che ci conviene fare è subito un granaio, magari. Che poi dopo, quando aumenta di nuovo la crescita della popolazione, poi dopo posso fare qualcos'altro di nuovo. Ma al momento non mi conviene assolutamente. Sì. Tanto abbiamo un suddito che ci arriva. A causa delle guerre vicine, molti migrati, rifugiati, stanno entrando nelle nostre città. Portano denaro, ma anche la loro religione sospetta e le loro culture. Alcuni dei tuoi ministri hanno chiesto la loro espulsione. Facciamoli sparpagliare, perché ovviamente... Una cosa importante al momento non è fare una resistenza proprio ferrea contro i migranti, perché ovviamente se si devono spostare, si devono spostare. Quindi è meglio farli entrare dentro le mie province e magari vediamo che cosa porta questo evento. Vediamo, vediamo, vediamo. Qui magari mi conviene un po' riparare gli orti e anche il porto. No, 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 cosa faccio? Lo distruggo. No, non ho abbastanza soldi per ripararlo. Però al momento i danni si dovrebbero mettere a posto. Ok. Un'altra cosa che devo fare è vedere dal punto di vista commerciale con chi posso commerciare. C'è l'Egitto che mi odia abbastanza, e però ci sono anche i Getuli. Greetings, most excellent friend. Offrono questo. Will you agree to this humble... Sì, dammi un po' di soldi. Come rifiutano? Facciamo accordo commerciale, alta. E dammi un po' di soldi allora. Dammi 1300. No, un po' troppo. Facciamo 800, va. I respectfully ask that you consider opening your market to 600, facciamo 600. Profit flows to all. No. Allora, commercio. Mettiamo dentro 500. E non se ne parla. Ok. Quindi sto facendo entrare gemme nel mio impero e sto esportando un po' di vino prodotto in Dalmazia.
Quindi iniziamo anche a guadagnare un po' più di soldi e adesso oltretutto anche veramente più soldi per la mia zona. Ok, qua non posso ancora fare un brook. E mi conviene tenere un po' i soldi che così poi dopo posso fare la Civitas. Tanto qui devo tenerli mi sa fuori o dentro, non lo so. Qua si stanno spostando. Una grande cosa. E direi che possiamo finire il turno qui. Ovviamente c'è un'abilità da assegnare a questo personaggio, il governatore. Facciamo... Corvo. E c'è qualcosa che può aumentare le... Sì. Così. E qua un nuovo compagno, Sagittarius. No. E qua abbiamo una moglie che è bellissima. Perfetto. Passiamo al turno. Ok, abbiamo grandissime crisi di cibo. Ok. Il nostro sistema ha funzionato bene. Tuttavia sono tristi perché si sono dovuti separare i propri compagni. Quindi c'è più penalità dall'ordine pubblico per l'immigrazione. Però c'è più ri ricchezza derivata dall'immigrazione. Ci sono anche gli unni che stanno facendo una cosa abbastanza non troppo buona, cioè mi stanno razziando la provincia. E non è ovviamente buono. Il che sta provocando dei diversi problemi di cibo. Infatti, una cosa che devo fare quasi subito è fare altri campi. Ok, ora qui vediamo di... Tanto la città si sta rimettendo a posto e ci sono ribellioni imminenti ormai ovunque. Qui facciamo l'armata abbastanza buona, quindi servono noi guerrieri goti e anche poi dopo arcieri, però gli arcieri non posso più reclutare, quindi facciamo un po' di lanciatori germanici. Ovviamente non sono un granché, però dai, vanno bene, vanno bene. Tanto i giuti diventano cristiani latini, perfetto. Altre persone che seguono la retta via. E qui dobbiamo commerciare anche con i quadi, magari. I look forward to your wisdom, but I trust you. No, non vogliono. Perché? Dannazione. Ok, il resto non c'è nessun altro, ci sono gli illirici. Welcome, worthy friend. I trust you bring words that honor both your people and ours. Loro hanno anche del legno in Illiria. Magari dovrei andare in Illiria a prendere qualcosa. Perché qua hanno il legno. E ovviamente posso prendere più zone. Solo che ovviamente se prendo Iuvarium posso essere attaccato da altre due province a nord. E sono praticamente circondato dai quadi. Quindi forse mi conviene tenere l'Illirico. Questa zona qui. Che oltretutto è Iuvavum. Sotto... Il controllo degli illirici, magari se riesco a prendere il legno con commercio va più che bene. Una cosa che conviene fare adesso è sperare che gli unni se ne possano andare via, perché se stanno qui danno veramente troppi problemi. Mi mangiano il mio cibo e oltretutto la mia popolazione non è che li vedo un granché bene, magari. E tra poco comunque ci saranno delle ribellioni, di sicuro. Qui, anche qui. Qui vediamo, sì, qui tra un bel po', però ci sarà. Ora facciamo fine turno. Ok, c'è una ribellione in un po' di zone. E oltretutto sono finite la maggior parte delle cariche. Ok, qui possiamo subito attaccare questi avversari. L'unica cosa che devo chiedere è il transito militare all'Illirico. Speak, for you have my attention as the ear of the August people. Vediamo. Transito, non lo vogliono. Allora tenetevi i vostri ribelli. Io sto qui fermo, non faccio nulla. Intanto, qui ci sono altri ribelli. Sempre nella zona. Solo che questi qua si ritirano nelle terre dei quadi.
Ne possiamo comunque ucciderli. Intanto noi siamo amici con i quadi. Ok, qua facciamo automatizza. Intanto è una battaglia abbastanza veloce da fare. E perfetto, uccidiamo tutti questi qui. Intanto tutti odiano i ribelli al mondo. E gli unni sono spostati dalla mia provincia, il che è una grandissima, grandissima cosa, che così non mangiano più il mio cibo, non immerdano più i miei campi e la mia popolazione è effettivamente un po' più felice rispetto a prima. Ora, qui posso fare un battistero di livello superiore. So che preferisco aspettare, perché ovviamente costa un bel po' fare questi battisteri. Quindi, aspetto un attimo. Aspetto. Faccio aumentare gli introiti, così poi dopo posso convertire la Civitas, che ovviamente è una delle cose che mi conviene un po' di più. Così poi dopo posso aumentare i nostri introiti e rendere finalmente una Salona una città barbarica. Quindi tiriamo giù tutti gli edifici di marmo e costruiamo edifici di legno. Fantastico. Ora qua ci sono nuove novità. Sì, nuove vittorie. E abbiamo ucciso anche il... l'avversario in battaglia. Abbiamo nuovi governatori? No. Nuovi compagni da assegnare. Indulf, in particolare. Tu puoi essere un anziano, quindi vai da... come anziano. Poi c'è Egica, che può... Faccio compagno. Mi servono un po' più di compagni, perché così praticamente riesco a controllare... più il cibo, mi serve di più per il cibo. No, non era il cibo, era questo reclutamento. Hanno cambiato qualcosa, mi sa. Ora, con il nostro personaggio dobbiamo fare qualche azione. Vediamo, vediamo. Facciamo... intanto il potere è abbastanza considerevole. Direi che no, possiamo stare a posto così. Possiamo uccidere qualche nostro figlio. No, peccato. A proposito, il nostro figlio come sta? 13 anni, tra ancora 3 anni sarà maggiorenne. Quindi avrà tutte le possibilità di diventare un grande generale. E per questa puntata è tutto. Ci sentiamo alla prossima, dall'Ario è tutto. Ciao ciao.